Oggi abbiamo al centro dell'attenzione uno dei temi più importanti, strategici, considerato da tutti uno dei temi più importanti per il nostro territorio, ma sul quale non tutti abbiamo sempre, convergiamo sempre sulle stesse idee. Parliamo dello sviluppo delle politiche industriali, di quali idee mettere in campo per ripartire rispetto alle potenzialità espresse dalla nostra area petrolchimica, e su questo pensiamo di mettere insieme stamattina una serie di idee, di proposte, di iniziative e di confronto con quanti a vario titolo partecipano alla costruzione di un progetto di sviluppo industriale nel nostro territorio. Noi come CGL abbiamo già presentato alla città il nostro piano per il lavoro qualche settimana fa, per il lavoro e lo sviluppo. Abbiamo, nell'ambito della conferenza di programma, ragionato su quali sono le nostre proposte e le nostre idee per quel che riguarda la nostra comunità. Oggi vogliamo zoomare su un tema specifico, che è appunto quello delle politiche industriali, a partire dal titolo che trovate alle mie spalle, che caratterizza l'incontro di oggi. Vogliamo mettere a confronto e offrire al dibattito di stamattina, con i rappresentanti istituzionali, con i rappresentanti politici, col mondo delle imprese, col mondo della gestione locale, vogliamo confrontare il nostro punto di vista, la nostra idea di sviluppo, la nostra idea di futuro dell'idea industriale, dell'area industriale. Un'idea che per noi ha come motivo centrale, strategico, il tema delle bonifiche, il tema del risanamento ambientale, il tema della sicurezza degli impianti, il tema dell'ambientalizzazione degli stessi, soprattutto per prevenire ulteriori insostenibili inquinamenti atmosferici come quelli che hanno caratterizzato nell'ultimo tempo la nostra comunità. Pensiamo che una linea strategica di intervento debba essere attivata nel potenziamento dei controlli ambientali, in particolare quello dei controlli mobili, proprio per tentare di intervenire in tempo reale nei momenti di crisi atmosferica e di inquinamento. Riteniamo fondamentale anche l'implementazione di una legislazione che fissi limiti più rigorosi rispetto alle alte concentrazioni tollerabili nelle aree industriali. Riteniamo sia necessario ragionare di investimenti nell'ambito di politiche di sicurezza, di salute e di capacità di tenere insieme salute, sicurezza e lavoro in questo territorio. Riteniamo indispensabile riprendere un processo di fiducia e un rapporto di fiducia oggi fortemente compromesso fra territorio e industria, e insieme stamattina vorremmo provare a confrontare le nostre posizioni per riuscire a fare un passo in avanti tutti insieme. La giornata di oggi, come avete potuto notare, sarà densa di appuntamenti, piena di interventi, di riflessioni, di confronti sul tema centrale che stamattina abbiamo voluto porre all'attenzione di tutti. Questo ci costringerà in qualche modo ad essere europei nei nostri interventi, e passo immediatamente la parola alla relazione del segretario generale della FILTEM di Siracusa, Mario Rizzuti, per la relazione introduttiva. Grazie. Grazie. Allora, intanto io ringrazio i rappresentanti delle istituzioni, della politica, delle associazioni datoriali, delle aziende, dell'informazione, tutti i compagni dell'organizzazione che con la loro squisita disponibilità hanno reso possibile il forum di oggi qui a Siracusa. Nel nostro paese ogni giorno muoiono imprese e aziende piccole, medie e grandi, e l'apparato industriale e manufatturiero italiano si sta frantumando sotto i colpi di una crisi interminabile. Non possiamo più restare inermi, né attivare nella migliore delle ipotesi i soli ammortizzatori sociali. Per questo motivo la FILCHITEM nazionale, in sintonia con le strutture regionali e territoriali, ha deciso di fare dei forum per tentare di sensibilizzare le istituzioni locali, regionali e nazionali sui temi dell'industria,
scusate, e per rilanciare una politica industriale compatibile con la salute, la sicurezza e l'ambiente. Quindi si parte dalla Sicilia con il forum di oggi qui a Siracusa per chiudere poi a Marghera nel mese di ottobre. Questa crisi ha cambiato la mappa planetaria dell'industria. Infatti, tra il 2007 e il 2010, i paesi emergenti asiatici hanno conquistato 8,9 punti percentuali e sono saliti al 29,7% sul valore della produzione industriale mondiale. La sola Cina, grazie, è al 21,7%, più 7,6 punti solo nel 2012, ed è ora saldamente prima. L'Italia è scesa dal 4,5 al 3,4, cioè dal quinto al settimo posto nel mondo. Resta secondo in Europa dietro alla Germania. Ciò dimostra che, malgrado tutte le difficoltà e la cronica mancanza di una politica industriale, l'Italia rimane un paese ad alta vocazione industriale. Ma questo secondo posto in Europa purtroppo è una magra consolazione, perché continua inesorabile la perdita di pezzi importanti dell'apparato industriale italiano. Infatti solo nel 2012, tra fallimenti, liquidazioni e procedimenti non fallimentari, hanno chiuso i battenti 104.000 imprese, che rappresentano il saldo peggiore dal 2004. Purtroppo, nei primi quattro mesi del 2013, con la chiusura di 9.000 imprese, si continua a mantenere il ritmo del 2012. Tra l'altro, secondo quanto riferisce l'Istat, i 6 punti in meno di produzione industriale registrati nel 2012 rappresentano il livello più basso dal 1990. Le cause che stanno alla base della deindustrializzazione nel nostro paese sono molteplici e sono da addebitare a più fattori. Innanzitutto la cronica mancanza di un'adeguata politica industriale ed energetica, sia a livello nazionale che regionale, seguita poi dalla continua dismissione nella ricerca. Poi la scarsa capacità di innovazione delle aziende italiane, che le ha fatte trovare impreparate rispetto ai processi di globalizzazione, spinta spesso oltre il lecito, e alla delocalizzazione di molte aziende in altri paesi col miraggio del massimo profitto. È evidente che tutto questo alla fine ha prodotto un solo effetto: la perdita di competitività del sistema paese. Un paese, il nostro, dove la crisi ha attecchito con grande facilità, in quanto si è inserita in un contesto di recessione già esistente. Nel nostro territorio la situazione nazionale e internazionale ha amplificato naturalmente in negativo le condizioni già di per sé precarie. Ormai da mesi siamo vicini al collasso occupazionale ed economico che sta mettendo a dura prova la tenuta sociale della provincia. Abbiamo tutti i settori in grande sofferenza: agricoltura, edilizia, metalmeccanica, commercio, scuola, servizi in genere. Ogni giorno tanti lavoratori perdono il posto di lavoro. Ormai la disoccupazione in provincia ha superato largamente ogni livello di guardia, con oltre il 30% dell'intera comunità provinciale. L'area industriale di Siracusa non è stata immune rispetto a questa situazione, anzi il territorio ne ha subito gli effetti e ha pagato prezzi salatissimi in termini di economia e di occupazione. È risaputo che quest'area industriale pesa per il 35% sulla economia dell'intero territorio, e in questo frangente la sua crisi ha acuito ancora di più le drammatiche e precarie condizioni della nostra provincia. A questo dramma si aggiunge la disperazione e mista rabbia di tante famiglie per la mancanza di prospettive di sviluppo, seppur sappiamo che in riferimento al lavoro e allo sviluppo, almeno nell'industria, le potenzialità di consolidamento questa provincia le ha avute e continua ad averle tutte, se ognuno facesse la propria parte. Infatti, pur avendo avuto nell'ultimo ventennio un forte ridimensionamento industriale, per effetto della sparizione di intere produzioni come i fertilizzanti, il ciclo del cloro, i polioli e l'ammoniaca e i conseguenti tagli occupazionali che negli ultimi 7 anni ammontano a 700 lavoratori diretti e 4.000 indiretti, l'area industriale siracusana rappresenta ancora oggi un grande polo industriale che ha la sua forza nella integrazione tra chimica ed energia. Le raffinerie S della Exxon, ISAB della Lukoil, che insieme alla raffineria di Milazzo e Gela rappresentano il 40% dell'intera raffinazione nazionale, hanno un sistema di raffinazione rafforzato, consolidato e integrato con il pezzo della chimica di Versalis, ex Polimer Europa, che vanta il più grande impianto europeo di etilene, che completa il ciclo con l'impianto di polietilene e il gruppo degli aromatici.
Inoltre sono presenti la Sindial, società del gruppo Eni, che si occupa esclusivamente della bonifica dei siti, la quale, dopo aver costruito una barriera sul litorale, ha costruito e messo in esercizio l'impianto TAF, trattamento per l'acqua di falda, per la bonifica della falda acquifera di pertinenza dell'intera area. Tra l'altro, ieri a Roma, proprio Sindial ha presentato il piano triennale, nel quale figura un impegno finanziario per il sito di Priolo di 152 milioni per lo smantellamento dell'impianto clorosoda e la bonifica dell'aria. La chimica di Sasol, che produce materie prime per la detergenza, gli impianti di Air Liquide, che producono aria, ossigeno, azoto e idrogeno per tutta l'area industriale. È utile ricordare l'impianto di cogenerazione di Isabenergy, le centrali delle raffinerie, più le centrali Enel di Priolo e Augusta e il consortile IAS, che lavora i reflui di tutta l'area, completano un apparato industriale ancora integro nei suoi punti di forza, in grado di dare lavoro a circa 10.000 addetti, tra diretti, indotti e servizi. Insomma, esiste ancora un patrimonio impiantistico, produttivo, infrastrutturale e professionale importante per il Paese e fondamentale per la Sicilia. Per consolidare l'esistente e creare le condizioni per lo sviluppo, il 21 dicembre del 2005 a Palazzo Chigi è stato firmato l'accordo di programma per la qualificazione e la reindustrializzazione del polo petrolchimico di Priolo. Un efficace strumento di programmazione che individuava nella petrolchimica dell'etilene, nell'energia e le produzioni su cui puntare per il futuro industriale di Siracusa. Accordo di programma che subito ha realizzato le dismissioni delle produzioni non competitive, ciclo del coro e polioli, e non compatibili con la tutela della salute e dell'ambiente, mentre ancora oggi risulta fermo negli investimenti e negli impegni che Eni, governo nazionale e governo regionale avevano assunto. Per quanto riguarda la chimica, è venuto meno l'impegno previsto nell'accordo di programma, che prevedeva la costruzione di un impianto di glicoletilenico per bilanciare la produzione di etilene. A distanza di anni e con l'avvento della crisi internazionale, il mancato impegno ha aumentato sempre di più la condizione di criticità del nostro cracking e quindi di tutto il sito. Ma nel 2011 c'è stata la svolta. Eni, dopo anni di disimpegni nella chimica, ha rotto gli indugi e ha rilanciato la produzione chimica con investimenti importanti in alcuni siti nazionali. Uno dei siti destinatari di questi investimenti è stato Priolo. Infatti, dopo una serie di incontri specifici, a marzo di quest'anno abbiamo firmato l'accordo che sancisce ufficialmente l'avvio di un investimento di 400 milioni di euro da parte di Versalis qui a Priolo. L'investimento per la nostra area riveste un valore storico, principalmente per due motivi. Finalmente, dopo 30 anni di dismissione e chiusure di impianti con continue espulsioni di lavoratori, in quest'area industriale si inverte la tendenza, consolidando e sviluppando il patrimonio industriale esistente. Il progetto di rilancio punta a recuperare la sostenibilità del sito con una riconversione da prodotti di commodity a prodotti speciality, cioè oltre a rendere competitivo sul mercato a livello internazionale il cracking, l'impianto di etilene, si costruiscono due nuovi impianti che sostituiranno l'attuale impianto di produzione polietilene, che soffre ormai da anni la concorrenza dei paesi emergenti, con conseguenti ripercussioni negative sul mercato. I nuovi impianti riguarderanno un impianto di separazione di sopranegrezze e piperegrelli per la produzione di gomme. L'altro impianto riguarda la produzione di resin e tacchifer per la produzione di colle e collanti, molto utilizzati nella biodelizia. L'altro motivo storico riguarda il fatto che finalmente in Italia si inverte la tendenza che vedeva la nostra produzione chimica affondare sotto i colpi della globalizzazione. Invece Eni, tramite Versalis, consolida e rilancia la produzione chimica nazionale e internazionale con nuove produzioni. È da sottolineare che questa fase importante per il Paese parte dalla Sicilia e in particolare dallo stabilimento di Priolo. È evidente poi che tutto ciò rappresenta un ulteriore rafforzamento della integrazione tra chimica e raffinazione, che fa dell'area industriale siracusana uno dei poli più integrati e importanti d'Europa. Il programma di investimento per il suo completamento purtroppo prevede sia tempi lunghi che la politica dei due tempi.
Attualmente è già cominciata la fase di preparazione della fermata dell'impianto etilene, che comincerà il 13 agosto e si completerà il 10 novembre, quando l'impianto ripartirà con le modifiche attuate. Nello stesso periodo fermerà definitivamente l'impianto di polietilene, mentre per i nuovi impianti la fase autorizzativa prevede un iter di 17 mesi, per cui la fase di cantierizzazione è prevista per la primavera del 2015 e il completamento e la messa in marcia a regime è prevista per la primavera del 2017. Non c'è dubbio che le autorizzazioni, sia ministeriali che regionali, per effetto della farraginosità della macchina amministrativa a tutti i livelli e specialmente per le esperienze maturate negli ultimi anni nella nostra area, rappresentano un motivo di preoccupazione di non poco conto. È uno dei temi che è opportuno sviluppare nella giornata di oggi e che deve essere motivo di vigilanza continua del sindacato e del territorio. Ieri a Roma Versalles ha presentato anche lei il piano triennale, nel quale ha confermato gli investimenti in itinere, ma ha sottolineato che c'è allo studio la possibilità di altri investimenti come quello di Porto Torres in Sardegna, in quella che sta diventando la sfida del domani, e cioè la sostituzione della chimica verde con la chimica tradizionale. Tornando alla nostra area industriale, riguardo la chimica, anche Sasol a tutt'oggi conferma gli investimenti di circa 120 milioni di euro che dovrebbero realizzarsi nel triennio 2017-2020 per ridurre gli attuali costi energetici costruendo un turbogas e migliorando la performance delle produzioni esistenti con un impianto per la produzione di alcol e gas. Per quanto riguarda le raffinerie, la crisi della raffinazione mette a rischio il futuro di un settore strategico per il Paese, con gravi effetti sull'occupazione già messa a dura prova dalle turbolenze economiche. Il sensibile calo dei consumi petroliferi nel mercato occidentale, destinato a peggiorare nei prossimi anni per la saturazione del mercato e la forte concorrenza delle nuove raffinerie che si stanno costruendo in Cina e India, sostanzialmente prive di obblighi e vincoli ambientali e spesso aiutate direttamente anche dallo Stato, avranno effetti dirompenti sulla struttura industriale italiana ed europea. A detta degli esperti, per pareggiare il calo dei consumi sia in Europa che in Italia, si dovranno chiudere altre raffinerie, almeno 4 oltre a quelle che hanno già chiuso. Quindi non c'è dubbio che rimarrà in marcia, che riuscirà a realizzare gli interventi che permetteranno di competere col mercato sia nazionale che internazionale. L'investimento della ESSO di 200 milioni che sta completando la costruzione del cogeneratore va in questa direzione. Sempre per la ESSO nei prossimi anni sono previsti altri investimenti. Sulla raffinazione è opportuno ricordare l'accordo sottoscritto a Gela per la fermata temporanea della locale raffineria, con l'impegno al riavvio degli impianti. Condividiamo il richiamo delle strutture unitarie di Gela ad Eni per rispettare gli accordi sottoscritti. Tra gli impegni relativi allo sviluppo energetico previsto, tra l'altro, nell'accordo di programma, era inserita la costruzione del rigassificatore, un investimento privato di 800 milioni di euro da parte della Ionio Gas, società nata dalla joint venture tra la ERG e la Shell, ma tutti sappiamo com'è finita dopo 7 anni d'attesa. Ormai, per ricordare questo investimento vanificato, si fa una famosa battuta pubblicitaria: no party, no rigassificatore. Un investimento importante nella raffinazione è quello annunciato da Lukoil per un ammontare di 1.500 milioni circa. Investimento che risulta ancora un'idea, che comunque sarebbe destinato tutto all'ammodernamento della raffineria e che comporterebbe la costruzione di un impianto di idrocracking. Già Lukoil, con incontri tenutesi alla regione, avrebbe sondato il terreno per avere certezze sui tempi delle autorizzazioni. Quindi, come vedete, il punto dolente sono sempre le autorizzazioni. Ora non c'è dubbio che se insieme a quelli già previsti si realizzasse anche un investimento di questa portata, questo territorio potrebbe non solo riprendere fiato dal punto di vista economico e occupazionale, ma potrebbe presentare un'area industriale competitiva a livello mondiale. Nell'accordo di programma c'erano altri due impegni che riguardavano il parco industriale, con l'obiettivo di favorire la nascita di piccole e medie imprese ad elevato
contenuto innovativo. Ancora oggi sarebbe auspicabile la costituzione di una società partecipata dalle imprese e dagli enti locali. In tale ambito è prevista la nascita di un incubatore di impresa per la formazione, l'informazione, l'assistenza tecnica, commerciale, finanziaria, eccetera. L'altro punto era il riconoscimento del distretto tecnologico nel settore chimico-petrolifero e ambientale da parte della Regione e del MIUR, collegata alla costituzione di un centro ricerca. Questi impegni sono ancora attuali, anzi, di fronte a un'area che può ulteriormente svilupparsi con tutti gli investimenti descritti, sono più che mai necessari. Un tema importante che deve trovare un percorso condiviso tra le aziende e le forze sociali risulta quello relativo agli appalti, dove la Regione può dare un contributo fondamentale con l'emanazione di apposite norme di regolamentazione e l'inserimento della clausola sociale. In questo contesto è ormai indispensabile che Confindustria chiami tutte le aziende dell'area industriale alla stesura di un accordo quadro con il sindacato per la gestione degli appalti, accordo nel quale si definiscano le regole da osservare e rispettare sia per le imprese appaltanti che per le imprese appaltatrici, condizionando l'affidamento, la durata e la conferma dei contratti alla qualità dei risultati conseguiti, specialmente sul piano della sicurezza e della salvaguardia dell'ambiente. Regole che garantiscano la massima occupazione, la manodopera locale, l'applicazione dei contratti nazionali di secondo livello per i lavoratori. Accordo che deve contemplare, in sinergia con le istituzioni, la costituzione di un contenitore per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori in esubero nei cambi d'appalto. Un altro investimento, imbrigliato nelle maglie delle autorizzazioni di circa 200 milioni, è quello di Edison Gas, che prevede la costruzione di una piattaforma più piccola accanto alla Vega A per migliorare l'estrazione andando a coprire gli angoli che attualmente non si riescono a coprire con l'attuale piattaforma. Questo investimento è importante perché ha una duplice funzione, in quanto la costruzione dei moduli potrebbe funzionare da volano per il rilancio del polo metalmeccanico di Punta Cugno e Marina di Melilli. Su questo investimento, oltre alle contrapposizioni degli ambientalisti, ai quali si sono aggiunti i grillini, è scoppiata una grana di non poco rilevanza. Nel mese di aprile l'Assemblea regionale ha approvato la manovra finanziaria, nella quale è passato un emendamento dei grillini che ha portato le royalty, ovvero le provvigioni da impiegare in opere pubbliche che le aziende petrolifere versano nelle casse della Regione, dal 10 al 20%, di fatto triplicando l'attuale tassa. In un primo momento si pensava che intervenendo il commissario di Stato avrebbe bocciato l'aumento, invece lo stesso commissario ha specificato che la norma non può essere retroattiva, ma è confermato l'aumento da quest'anno in poi. L'aumento delle royalty ha prodotto la rivolta di tutte le aziende petrolifere che lavorano in Sicilia. Eni e Dagel ha dichiarato che non solo non farà più gli investimenti previsti, ma ha contemporaneamente sospeso tutte le attività di manutenzione in corso. Eni, che con la raffineria di Gela lavora tutto quello che si estrae in Sicilia, ha già sollevato il problema, sostenendo che se non può lavorare l'estratto siciliano si rischia di chiudere la raffineria di Gela. Nella stessa situazione si trova Edison Gas. La crisi ha investito anche le utility, cioè le aziende che producono e vendono sul mercato energia elettrica e che sentono tutto il peso della recessione. Il fenomeno riguarda sia i piccoli produttori che le ex municipalizzate che i grandi gruppi italiani e stranieri presenti sul territorio italiano. Risentono del crollo della domanda di energia a causa principalmente del calo della produzione industriale, ma anche della concorrenza delle rinnovabili. L'andamento dei primi mesi induce a pensare che il 2013 continuerà ad essere un anno difficile per la ripresa e le aziende hanno presentato il conto sul territorio nazionale, che prevede un esubero di migliaia di lavoratori, di cui 3.500 riguardano solo l'Enel. La Sicilia risulta la regione con il costo dell'energia elettrica più caro d'Europa. Infatti, mentre al nord un megawatt costa 55,23 euro e al centro-sud 57,08 euro, in Sicilia il costo è di 65,56 euro. Questa disparità è dovuta al fatto che l'energia elettrica arriva dal continente in Sicilia attraverso il collo di bottiglia di un insufficiente elettrodotto da 100 megawatt. Il paradosso è che in Sicilia si produce
produce più energia elettrica di quanto ne consumi l'isola. Nel 2012 la Sicilia ha esportato 1,25 miliardi di kilowattori attraverso l'unico cavo che ha a disposizione, il sorgente di Ziconi, che lo collega alla Calabria, un elettrodotto di cui si prevede da tempo il raddoppio, con un elettrodotto di 100 km di linea, di cui 38 km sottomarini, per un investimento di 300 milioni di euro. Il progetto si chiama Sorgente Rizziconi e ha ottenuto tutti i pareri positivi. Il progetto rischia di essere bloccato dalla posizione di alcuni comitati locali e comuni del Messinese. Credo che sia giunto il tempo di ragionare e distinguere tra le giuste richieste di tutela del territorio e le mode che portano a dire no ad ogni investimento serio. Poi c'è tutta la questione che riguarda il risanamento ambientale e le bonifiche, che necessitano di un approfondimento specifico in quanto rappresentano la chiave di svolta per lo sviluppo industriale nell'area siracusana. Infatti, pur avendo dismesso tutte le produzioni pesanti e altamente inquinanti, rimangono gli effetti dell'inquinamento nel suolo, nel sottosuolo, nel mare e nella falda acquifera. In questi anni per le bonifiche si sono susseguiti annunci di finanziamento da parte del Ministero dell'Ambiente, puntualmente smentiti il giorno seguente. Tant'è vero che risulta ferma al palo sia la bonifica delle aree dismesse indispensabili per la reindustrializzazione e l'insediamento della piccola e media imprese, sia la bonifica dei fondali della rada di Augusta, indispensabile per realizzare l'obiettivo del porto hub. Il primo atto istitutivo di una dotazione finanziaria destinata alla riconversione produttiva dei siti industriali inquinati, nel quale è inserito il polo industriale di Priolo, risale al 21/12/2007 e fa riferimento alla delibera CIP numero 166, che stanziava 3 miliardi e 9 milioni di euro per fare fronte complessivamente al programma straordinario nazionale per il recupero dei siti industriali da riconvertire. Successivamente, il 5 marzo 2008, al Ministero dell'Ambiente si stipula un accordo di programma per gli interventi di riqualificazione ambientale funzionale alla reindustrializzazione e infrastrutturazione delle aree comprese nel sito di interesse nazionale di Priolo. L'accordo stima 778,50 miliardi di euro le risorse necessarie per realizzare la bonifica del sito di Priolo, impegnando il governo nazionale per 284,80 milioni di euro da attingere dai 3 miliardi e 9 milioni di euro disposto dalla delibera CIPE prima menzionata, la regione siciliana per 274 milioni e 219 milioni di euro dal sistema delle imprese presenti sul territorio. Un anno dopo, il 6 marzo 2009, un'ulteriore delibera CIPE con un colpo di mano annulla le risorse precedentemente assegnate alle bonifiche dei siti nazionali, destinandoli direttamente nella piena disponibilità dell'allora Presidente del Consiglio Berlusconi, che naturalmente li utilizza per voci assolutamente diverse da quella a cui erano destinate. Il 26 marzo 2009, in un incontro ufficiale presso il Ministero dello Sviluppo Economico, si prende atto della nuova realtà e si apprende che dei 26 siti industriali nazionali da bonificare, solo 3, Fidenza, Massamortale e Ravenna, avrebbero beneficiato di 50 milioni di euro, lasciando senza un euro tutti gli altri siti industriali, tra cui Priolo. La situazione rimane stagnante fino a marzo 2011, data in cui il Ministero dell'Ambiente, l'allora Ministero dell'Ambiente Prestigiacomo, nel corso di un incontro istituzionale dichiarava che per il sito di Priolo erano disponibili solo 60,8 milioni da parte del Ministero e 50 milioni da parte della Regione Sicilia, in totale 110,8 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza e bonifica della falda prospiciente la rada di Augusta. Ultimato il progetto definitivo dell'opera, completate le procedure di gara del finanziamento in questione, si perdono le tracce e della cantierabilità ad oggi non vi è traccia. Ancora oggi è tutto avvolto nella nebbia che la dice lunga sulle reali volontà istituzionali di bonificare questo territorio. Noi continueremo a batterci per non disperdere l'opportunità delle bonifiche, come sancito anche nella conferenza programmatica che la CGIL di Siracusa ha svolto qualche giorno fa nel corso dei festeggiamenti dei 100 anni. Non solo perché un territorio bonificato finisce per liberare aree pronte a ricevere nuovi insediamenti industriali
ecocompatibili, ma anche perché rappresenta la migliore e utile risposta positiva per rompere il muro di diffidenza che rischiano di erigere le popolazioni locali contro le industrie. Determinato dalle scelte MIRP delle imprese da una parte e dall'altro le specifiche strumentalizzazioni messe in campo da chi pensa che l'industria sia un opzionale di cui si può fare a meno. Nello stesso tempo si eviterebbe il rischio di cadere nel pericoloso vulnus che vede molte aree industriali del territorio nazionale inquisite e sequestrate dai tribunali. Io credo che sia necessario un salto culturale per imparare ad ascoltare di più chi ci sta di fronte e cercare il dialogo che ha sempre rappresentato la soluzione per far convivere civilmente opinioni diverse. Come credo che una maggiore collaborazione tra le aziende e gli enti preposti al controllo ambientale possa essere un viatico importante in questo senso. Bisogna sapere che gli investimenti descritti diventano praticabili se, oltre a puntare a velocizzare le autorizzazioni, si passa anche attraverso il coinvolgimento e la condivisione delle popolazioni locali, con la quale bisogna aprire un dialogo continuo che deve avere come obiettivo l'acquisizione delle corrette conoscenze della realtà industriale e l'immediatezza delle informazioni nei momenti di difficoltà. Altro argomento in cui tutti ci dobbiamo impegnare molto di più è la sicurezza e la tutela della salute di tutti i cittadini, perché deve essere sempre certo il ritorno di chi si reca al lavoro. Molto è stato fatto, ma ancora molto c'è da fare. Penso che per migliorare e garantire la sicurezza dei lavoratori e delle popolazioni locali bisogna lavorare molto sulla prevenzione, che non è mai abbastanza, ed anzi bisogna intervenire per migliorare la conoscenza. In conclusione, in questa relazione ho cercato di descrivere per grandi linee le difficoltà che vive l'area industriale siracusana, difficoltà che per analogia sono assimilabili non solo all'area industriale di Gela e Milazzo, ma anche ad altre aree industriali presenti nel territorio nazionale. Un'area industriale che, pur avendo le possibilità di rilanciarsi attraverso gli investimenti citati, non riesce a farlo per le difficoltà intrinseche a tutto il meridione, subendo gli effetti devastanti della crisi, le cui conseguenze si riversano sulle drammatiche situazioni già esistenti nei territori. Per questo auspico che il dibattito che ne seguirà sia foriero di idee e crei quel collegamento diretto tra gli interlocutori per eliminare le diatribe che in questi anni hanno allontanato le posizioni, mentre c'è bisogno, per il bene della collettività, di lavorare insieme per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi. Istituzioni regionali e locali, forze imprenditoriali e sindacali, con il coinvolgimento delle popolazioni, devono trovare momenti di confronto, di discussione anche aspre, per rispettare gli impegni, mantenere gli investimenti, superare gli impedimenti burocratici, favorendo la crescita e aiutando questo territorio a uscire dalla crisi e a rilanciarsi. I nostri giovani devono poter tornare a guardare con speranza e fiducia al futuro. Noi, nel nostro piccolo, ci impegniamo a fare la nostra parte. Grazie dell'attenzione.